tutte le cose che hanno un inizio, anche questa cosa ha avuto un inizio e ha pure una fine. Questa è l'ultima sera, 7 libri per 7 sere, e questa è la settima sera, il settimo libro. Il settimo libro ha un titolo simpatico, no? I Big Data, prima parte, e poi la seconda ancora più interessante, la società programmabile. Cominciate ad immaginare qualcosa. Come continuerà poi la serata? La serata stasera vedrà qualche cosa di particolare. Abbiamo la nipote di una nostra socia, Nora Papallo, che è pianista. Questa nostra socia ha una nipote, pianista e cantante, e ha deciso di donarci un, come si dice, una serata, un assaggio, una serata. E noi non potevamo dire di no, anzi abbiamo detto in coro sì sì, quindi questa seconda parte poi la presenteremo a parte. Allora io passo la stasera noi abbiamo due correlatori che sono Antonio De Ieracà e poi Franco Martino. E abbiamo al tavolo degli imputati il professore Di Motani. Allora, ti passo la parola Antonio. Io inizio. Ciao Cortana, come stai? Tutto bene. Cortana, puoi raccontarmi una barzelletta? Qual è il colmo per un calciatore che gioca in casa? Scendere in campo con le pantofole. Cortana, cantami una canzone. Para bailar la bamba se necessita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi patti, ai arriba, portisere, bamba, bamba. Ecco, praticamente mentre io dettavo le istruzioni a Cortana per divertirmi un po' su quello che poteva fare, la mia voce è stata registrata, è finita su un server, e praticamente sarà analizzata da un algoritmo che dedurrà tutte le emozioni che avevo, il timbro, la tonalità, ma nel caso gli avessi chiesto di mandarmi un'email avrebbe registrato pure il fatto dell'indirizzo, a chi la inviavo, il contenuto dell'email, e questo sono io stasera qui, una persona. In questo momento nel mondo centinaia di milioni di persone stanno facendo la stessa identica cosa e non solo chiedono informazioni ai loro assistenti personali, ma chiedono informazioni, ma anche pubblicano stati su Facebook, post su Twitter, foto su Instagram, e in ogni secondo questi algoritmi entrano dentro e analizzano ogni cosa, le foto, le espressioni. Bene, praticamente quando il professore Talia dell'Università della Calabria, professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni, ha pubblicato i Big Data, ancora non era scoppiato il caso dei Cambridge Analytica. Si è scoperto praticamente che questa istituzione prendeva questi dati e li utilizzava per capire i nostri punti deboli e attraverso l'analisi, un processo chiamato praticamente psicometria, analizzava i nostri punti deboli e praticamente riusciva in questo modo a controllare le elezioni, soprattutto si sospetta siano state all'interno delle elezioni di Trump. E niente, praticamente, come diceva il professore, il libro sembra avere un aspetto quasi profetico, però sorrideva perché diceva non era poi così profetico come situazione.
E quindi niente, lascio la parola al professore per vedere cosa ne pensa. Buonasera. Intanto grazie a voi che siete qui e grazie agli organizzatori per avermi invitato, mi fa molto piacere essere qui, tra l'altro è la seconda volta che io torno da voi, quindi vengo con molto piacere. No, stavo pensando che probabilmente potremmo far parlare Cortana tutta la sera, diciamo, cioè potremmo fare a Cortana un intervento. E magari noi Facciamo, gli chiediamo cosa pensa del Degrada. sì, possiamo provare a chiedere se Sì, volete. dopo, lo facciamo dopo. Nel senso che diciamo, questo tipo di strumenti, Cortana è un prodotto di Microsoft, ma chiaramente quelli di voi che hanno l'iPhone sanno che c'è Siri. Diciamo, ormai le grandi compagnie hanno ognuno un prodotto in questo settore, perché questo è un settore a fortissimi investimenti economici. Scusate, provo a recuperare la penna. È un settore a fortissimi investimenti economici perché le grandi compagnie informatiche ritengono che la cosiddetta intelligenza artificiale, questo è un esempio. In realtà Cortana ha risposto a quelle domande in una maniera non preordinata. Cioè, Cortana, diciamo, ha tutta una serie di algoritmi che cercano intanto di analizzare il parlato, perché questa è una componente fondamentale. Quindi questi algoritmi devono comprendere dal parlato il senso di quello che si sta dicendo. E Cortana abbiamo visto che reagisce anche abbastanza bene. E poi devono avere tutta una serie di meccanismi, appunto, di nuovi algoritmi per rispondere. Quindi c'è da capire e poi c'è anche da rispondere. Insomma, in questo settore c'è un fortissimo investimento economico. E di fatto questo investimento economico non è una maniera di buttare i soldi, no? Ma è una maniera di controllare un mercato che è enorme, è un mercato di grandissimo valore perché pensate, adesso il nostro amico ha fatto, come dire, un giochino con Cortana, ma di fatto questi strumenti oggi sono molto usati per scopi professionali. Pensate per esempio a tutti i call center. In moltissimi call center nel mondo non risponde più una persona, non risponde più un uomo o una donna in carne ed ossa, ma risponde Cortana, risponde Siri e rispondono, diciamo, tutti quegli algoritmi che fanno questo mestiere. Cioè sostituiscono l'uomo in compiti che fino a qualche anno fa nessuno pensava di poterlo sostituire. E non abbiamo ancora visto la fine, perché tenete conto che questi sono dei prodotti commerciali, esistono già, li abbiamo visti, li possiamo provare in una sera di agosto a Siderno tranquillamente, ma esistono, diciamo, tutta una serie di nuovi algoritmi che si stanno studiando, si stanno sperimentando e che verranno fuori tra qualche tempo. Ora, vorrei tornare un attimo sulla questione di Cambridge Analytica, perché Cambridge Analytica è uno dei casi, insomma l'abbiamo sentito tutti, diciamo, sicuramente nei TG della televisione, sui giornali, insomma se ne è parlato tantissimo. Nel settore, diciamo, delle persone che si occupano di queste questioni non è assolutamente una novità. Perché? Perché da tempo che si sa benissimo che c'è una raccolta enorme di dati, questi cosiddetti big data, se vogliamo diciamo, fare finta che conosciamo l'inglese, se no possiamo anche dire big data e non cambia niente, insomma. Diciamo, siamo lì. In realtà questo mondo dei big data è un mondo che è cresciuto negli ultimi 10-15 anni.
ovviamente come in tutti i settori cresce prima all'interno di specialismi, quindi di dei professionisti di queste cose, poi a un certo punto va verso il mondo. E un esempio molto chiaro di questo è rappresentato dalla cosiddetta industria dei big data, che è un'industria essenzialmente americana in questo momento, ma che sta diventando una grande industria cinese, è un'industria ormai anche in Russia, sebbene usata per scopi un po' più specifici, l'industria dei cosiddetti data broker. I data broker in America sono grandissime società che non fanno altro che raccogliere e vendere dati. Cioè, se voi avete bisogno di avere informazioni su 100.000 persone, 1 milione di persone, 10 milioni di persone, e vi interessa per esempio per motivi commerciali, perché volete raggiungere dei clienti via email, oppure volete contattarli attraverso i social, oppure avete bisogno, appunto, come nel caso di Cambridge Analytica, di aiutare le elezioni di un candidato, voi potete tranquillamente rivolgervi a un data broker. Esistono dei data broker che hanno anche decine di milioni di record, quindi hanno informazioni su percentuali di popolazione molto significative, vi vendono quei dati e voi potete usarli per qualsiasi motivo, spesso sono motivi commerciali. C'è stato un caso praticamente dove questi data broker hanno raccolto le informazioni su una donna attraverso la sua spesa e praticamente hanno scoperto tramite le cose che acquistava che lei era incinta ancora prima che lei sapesse di essere incinta. No, allora devo correggerla, diciamo, la storiella è leggermente diversa, ma è quello che sta raccontando lui, cioè la storia è avvenuta veramente negli Stati Uniti e la storia è questa, perdiamo un minuto, però è interessante questo, perché rivela, poi magari torniamo alla questione di Cambridge Analytica che ha una rilevanza politica molto più importante, però questa storia rivela veramente qual è la potenza dei dati. Questo avviene negli Stati Uniti quando a un certo punto un signore apre la cassetta delle lettere della posta e trova dei coupon, cioè quindi degli sconti del supermercato, per donne incinte. E allora questo signore, che appunto io dico è un americano, non è un italiano, perché un italiano avrebbe preso quei coupon e li avrebbe buttati, perché quello facciamo noi, no? Questo signore, essendo americano, sente la necessità di chiamare il centro commerciale di cui lui era cliente, che gli aveva proposto questi sconti per donne incinte. Si fa passare il direttore e dice al direttore, dice: guardi direttore, io non capisco perché lei mi ha fatto inviare a casa questi coupon, questi sconti. Cosa vuole? Che mia figlia si sposi o che mia figlia faccia un figlio? Perché diceva questo? Perché lui diceva: mia moglie in un'età ormai avanzata non può avere più figli, io ho due ragazzi che però frequentano il liceo, che me li mandi a fare questi coupon? Cioè non li hai mandati alla persona giusta, alla famiglia giusta. E devo dire, la storia è che il direttore del centro commerciale, essendo anche lui americano, si scusa col suo cliente e, non volendolo perdere, diciamo, si prostra quasi, dice: guardi, effettivamente noi stiamo facendo una campagna di promozione di prodotti per donne incinte. Abbiamo un team che sta guidando questa campagna e in questo caso, nel suo caso, si sono sbagliati. Le chiediamo scusa, ci scusi. Non contento di questo, lascia passare una settimana e lo richiama ancora, perché appunto ha scoperto che quello era un cliente suo affezionato. Sapete, la questione della fidelizzazione del cliente per i supermercati, per i centri commerciali, è molto importante. E lo chiama di nuovo una settimana dopo per dirgli: guardi, vorremmo, diciamo, che lei non continuasse a essere il nostro cliente, le vogliamo fare degli sconti ulteriori su dei prodotti a cui lei è interessata e le chiediamo ancora scusa per quello che è accaduto. A quel punto, siccome nella famiglia qualcosa era successo in quella settimana, il padre, il signore,
risponde al direttore del centro commerciale, dice: guardi direttore, sono io a doverle chiedere scusa, perché in questa settimana mia figlia mi ha confessato che è incinta. Allora, che cosa era accaduto? Che cosa era accaduto? Era accaduto, e questo è un fatto veramente accaduto, era accaduto che la ragazza aveva acquistato 3 prodotti per donne incinta nel centro commerciale e le aveva acquistate attraverso una carta di credito, una carta di fidelizzazione e così via. Quindi effettivamente erano stati analizzati gli acquisti di questa ragazza. Sono bastati 3 acquisti di 3 prodotti perché il supermercato sapesse che la ragazza era incinta, mentre i genitori non lo sapevano. E questo è venuto, questo solo per i dettagli, però quello che le ha detto è corretto. Cioè, il punto qual è? Il punto è che i dati oggi, se opportunamente, come dire, analizzati, gli algoritmi fanno questo, rivelano di noi tantissime cose. Adesso non vorrei chiedervi a voi quanti di voi hanno la carta di fidelizzazione di un supermercato, ma devo dire che a volte ci sono persone che ne hanno 5, 6, 7, 8. La carta di fidelizzazione del supermercato, questa è una storia vecchia, ma sapete perché l'hanno inventata? L'hanno inventata gli americani, anche questo. Perché il problema che avevano non era di regalarci 6 bicchieri alla fine dell'anno. Il problema che avevano è che quando noi facciamo l'acquisto al supermercato, loro hanno lo scontrino. Lo scontrino rivela quello che noi acquistiamo, cioè compriamo i pomodori, gli spaghetti, eccetera, no? Però rivela solo quell'acquisto. Se non c'è una carta di credito, se non c'è una carta di fidelizzazione, loro non possono sapere i diversi scontrini nei diversi giorni in cui acquistiamo a chi appartengono. Quindi non riescono a costruire quel filo che unisce tutti i nostri acquisti durante l'anno. Dopodiché si sono inventate la carta di fidelizzazione. Chiaramente loro ci offrono i 6 bicchieri o la, che ne so, il tostapane a fine anno. Il valore del tostapane è molto inferiore al valore dei dati che noi cediamo a loro, perché attraverso quei dati loro sanno tutto di noi. Non solo lo sanno per costruire, cioè per costruire le campagne di vendita, non solo lo sanno per sistemare sugli scaffali i prodotti che vogliono vendere, ma lo sanno a tal punto che alcune di queste grandi catene vendono i loro dati, per esempio, alle compagnie di assicurazione, vendono i loro dati, per esempio, alle banche, perché è molto facile dimostrare che se loro sanno cosa acquistiamo in pochi periodi dell'anno, loro sanno quanti soldi noi incassiamo, cioè qual è il nostro salario, qual è il nostro tenore di vita. A quel punto la banca utilizza quei dati nel momento in cui noi ci presentiamo per chiedere un mutuo, per chiedere un prestito, per sapere quanti soldi noi abbiamo e per sapere qual è il rischio di quel credito o di quel mutuo che la banca ci fa. Ultimamente la direttiva europea, il famoso GDPR, ha un po' migliorato questa situazione, però non l'ha migliorato del tutto. Perché? Perché alla fine questa nuova direttiva europea, che è la più avanzata nel mondo, dice che se noi premiamo accetto ogni volta che ci viene proposta da un'app, sul sito web, dovunque, diciamo, noi interagiamo con il mondo digitale, se noi premiamo accetto, di fatto stiamo cedendo i nostri dati. E da quel momento in poi c'è poco da fare. Sanno chi siamo e lo sanno meglio di noi, perché tra l'altro noi, io per esempio, se voi mi chiedete cosa ho comprato la settimana scorsa al supermercato, non ve lo so dire, ma se lo andate a chiedere al mio supermercato ve lo dirà con una perfezione totale, d'accordo? Allora finisco, non vorrei tediarvi, però finisco con la questione. No, io non ho carte di fidelizzazione, per mia moglie che ha queste carte. Vi dico la verità, io sono stato di recente in un supermercato e loro mi hanno detto: lei ha la nostra carta? Ho detto no, non ce l'ho. E mi hanno detto, guardate, mi hanno detto: se lei si registra, noi le facciamo il 20% di sconto su un acquisto fino a 500 euro.
E io, che sono un po' cattivo, gli ho detto: signora, guardi, i miei dati valgono di più del 20% che voi mi state vendendo. Però devo dire, io credo che il 90% delle persone, quando si trovano di fronte a uno sconto del 20%, magari su 200 euro, tranquillamente fanno la carta, perché chiaramente trovano il vantaggio economico. Dopodiché vorrei finire con la storia di Cambridge Analytica, perché è interessante e perché per chi lavora in questo settore non è una sorpresa, mentre è una sorpresa, lo è stato per il grande pubblico. Perché? Perché la vicenda di Cambridge Analytica ha una, come dire, una valenza politica, una valenza sociale molto forte. Dov'è la forza di Cambridge Analytica? Sta in questo: le operazioni fatte da Cambridge Analytica è un po' di anni che si fanno, cioè si raccolgono dati dai social. Per esempio, Obama l'ha fatto nella campagna elettorale, in cui, nella seconda volta che è stato eletto, Obama ha fatto un'operazione di questo genere. Però l'operazione che ha fatto Obama è stata un po' più pulita dell'operazione che ha fatto Trump. In che cosa? Nel fatto che l'operazione di Obama è stata un'operazione del tipo: io vado a vedere sui social le persone che mi voterebbero, cioè che sono ben disposte rispetto a un presidente democratico, ma non vanno a votare. In America, tra l'altro, non si vota di domenica, c'è gente che si deve spostare molto per andare al seggio, insomma è un meccanismo. E allora lì l'operazione è stata quella: io trovo tutti quelli che non sono repubblicani, voterebbero democratico, ma non vanno, e gli vado a trovare tutti i suoi amici. Si chiamano amici su Facebook, sono contatti in realtà, la parola amici è un po' più impegnativa, diciamo, però no, vado a trovare gli amici che lui ha e che invece sono attivisti, cioè sono persone che voteranno certamente per Obama, anzi magari sono degli attivisti della campagna di Obama. E allora gli trovo due o tre di questi e li mando a casa di quello che non votava perché si scocciava, e lo invito ad andare a votare. È un'operazione tutto sommato legittima che Obama ha fatto e che ha stimato, gli ha portato dal 3 al 5% di voti in più. Questa è stata l'operazione. Però quando è accaduto con Obama, questa notizia non ha avuto una diffusione, è rimasta, diciamo, in un ambito un po' più. Che cosa è successo con Cambridge Analytica? L'operazione è stata più brutale. Perché? Perché l'operazione è stata: io adesso devo raccogliere i dati su una serie di persone. E che cosa faccio? Gli metto su Facebook un giochino, quei test che ci fanno fare, no? Quanto sei bravo in matematica, quanto sei fa. Ecco, questa era una trappola, cioè tu ti scarichi quest'app, però quando ti scarichi l'app e premi accetto, io mi prendo i tuoi dati. Dopodiché vado a capire. Se raggiungo anche tutti i dati di tutti gli amici. Sì, adesso lo vediamo. Dopodiché, loro quest'app l'hanno scaricata in 270.000 persone. Però tu mi cedi anche i dati dei tuoi contatti. 270.000 persone hanno portato i contatti di 50 milioni di persone. 50 milioni è la popolazione dell'Italia. Loro erano interessati agli americani, non agli italiani. A quel punto però loro hanno fatto una cosa un po' sporca, cioè non solo hanno raccolto questi dati, ma sono andati a guardare all'orientamento politico delle persone, di questi 50 milioni di persone, rispetto per esempio alle elezioni americane. E invece di andare a fare quello che ha fatto Obama, cioè di andare a trovare i contatti, gli amici che magari li potessero spingere per andare a votare, gli hanno costruito una campagna di fake news che puntavano sulle paure di queste persone. Faccio un esempio, perdonatemi, Tu hai paura del nero. Benissimo, ti comincio a mandare sul tuo profilo Facebook una serie di notizie di atti compiuti da neri che aumentano la tua paura. Se aumentano la tua paura, tu andrai a votare di più per Trump, perché è la paura. Allora, questa è stata l'operazione molto sporca che ha fatto Cambridge Analytica, e questo poi ha dato la stura tutta una serie di questioni. Proviamo a ragionare sul fatto delle fake news, che in questo periodo in Italia, come ben sai, vengono utilizzate. Noi abbiamo dei partiti che sono cresciuti anche nelle ultime elezioni,
in modo spaventoso, e stanno crescendo giocando sulle paure delle persone, no? Come pensate, ci sono quelli che sono i troll, ci sono quelle campagne che li fanno apposta, falsificano i dati, le notizie appaiono ogni giorno, si inventano, tra virgolette, perché non lo sapesse, in questo momento stiamo su Facebook, lui sta registrando la trasmissione, siamo in diretta, quindi da questo momento chi è dall'altra parte ci vede, e quindi sa che qui a Siderno in questo istante c'è il professor Dara, il professor Talia, con due illustri sconosciuti che sta chiacchierando. Siamo tre sconosciuti. Vabbè, qualche nota di più di noi ce l'ha. Quindi il problema delle fake news, voglio dire, è importante per tutti. Poi eventualmente torneremo sul problema della fidelizzazione. Sì, io adesso sulle fake news, diciamo, è un tema molto di moda, però devo dire, a parte che abbiamo un giornalista prestigioso che ci potrebbe dire molto di più di quello che possiamo dire noi, però io sulle fake news c'ho un'idea molto particolare, che è questa: le fake news sono sempre esistite, va bene? Cioè, i giornali lo facevano anche i giornali, sì, allora, anche solo i giornalisti, no, l'hanno fatto, no, no, ma non solo i giornali, cioè voglio dire, da quando l'uomo è nato, no? Voglio dire, adesso si usa questo termine inglese perché parliamo tutti con dei termini americani, ma insomma, le notizie false, no? Allora, io l'altra volta, devo dire, parlando con un giornalista, mi raccontava questa cosa, mi raccontava come dovevano fare a volte delle fake news quando non potevano dire in televisione alcune cose. Ha detto, allora, quando potevamo nascondere la notizia non la davamo, perché non la davamo, ma addirittura nel momento in cui eravamo costretti a darle, perché era una notizia così eclatante che quel TG non poteva non darla, va bene, che ne so, il politico che era stato arrestato per qualche motivo, eccetera, arrivavamo al punto di fare finta di usare, di fare un errore nei nomi, cioè dicevamo il nome un po' sbagliato perché non rimanesse registrato il nome di quella persona, no? Ora, allora, ma non è un fatto giornalistico, un fatto è che l'informazione è potere, tutta la storia dell'uomo è legata a queste cose, quindi le fake news sono sempre esistite. Chi ha dato notizie a volte le ha date giuste, a volte le ha date false, questa manipolazione è sempre esistita, lo si faceva anche nei testi, lo hanno fatto le grandi istituzioni, l'avrà fatto la Chiesa, l'hanno fatto le università, insomma, è sempre stato. Il problema vero qual è oggi? Perché si presentano così? Perché appunto ognuno di noi oggi ha la capacità di scrivere una cosa e di farla leggere al mondo. Cioè lo strumento, la rete, il web, i social, eccetera, amplificano le stupidaggini che noi scriviamo. E a quel punto amplificano anche le fake news. Quindi di fatto il fenomeno, credo, sia diventato virale a causa della facilità con cui si può diffondere la notizia da parte di ognuno di noi. Mentre una volta erano pochi quelli che potevano dare le notizie agli altri, il giornale, le televisioni, i libri, eccetera, no? Oggi chiunque si inventa un produttore di notizie. Dopodiché è chiaro che l'impatto è così pervasivo che i danni sono anche maggiori, e di fatto si lavora, appunto come ha lavorato Cambridge Analytica, sulle debolezze delle persone. Per cui io ti do la notizia che a te piace, e siccome ti piace, per te non è fake, è quello che volevi sentir dire, e a quel punto tutto si chiude, diciamo. Ma scusa, visto che c'è anche lui, adesso non vorrei parlare dei giornalisti male, no? Ma io le sto parlando benissimo. Che la televisione indirizza le persone in modo molto semplice, basta che si pubblicano sempre determinate notizie e altre non vengono nascoste, nel senso che le scelte redazionali che fanno televisione o anche sul web è quello che tu insisti su una notizia che poi tu non riesci a, gli altri non riescono a controllare, nel senso che si pubblicano dati, si mettono poche cose e nessuno mai fa i confronti tra, sono morti tanti per incidente, non voglio parlare di emigrazione perché non mi sembra corretto, però tempo fa c'è la questione della meningite, poi qualcuno giustamente si è messo a studiare e si è dimostrato che di quei pochi dati la meningite è diminuita. Sui giornali hanno sparato che c'è il problema della vaccinazione, no? Che è un problema molto importante, non lo sto escludendo. Però quando si vuole si riesce in qualche modo a determinare le persone, anche a votare poi chiaramente, andando in giornali
televisione pubblicando le notizie che qualcuno ha interesse che vengano pubblicate e nascondendo altre, no? Quindi adesso mi sovremo qui per dare degli strumenti, quindi... Sì, sì, però appunto è giusto questo, però questo si è sempre fatto e si farà sempre. Sono le modalità che sono cambiate, sono le modalità e questa enorme pervasività, diciamo, della rete, questa disponibilità, questa semplicità, cioè basta avere, come dire, un dito per parlare col mondo. Dopodiché, in realtà, diciamo, dovremmo andare un po' più nel profondo, cioè da un lato sta cambiando proprio il paradigma con cui noi interagiamo col resto del mondo, no? E la rete, il digitale, di fatto sta facendo questo, no? E il problema è anche che noi non ce ne rendiamo conto per molti aspetti, no? Voi ricorderete i casi di alcune ragazze che addirittura si sono suicidate per una foto o sé o qualcosa del genere. Che cosa accade lì? Accade che non si ha la coscienza del gesto e dell'impatto che quel gesto ha in quel momento. Cioè, nel momento in cui io pubblico una foto e la metto su un supporto digitale, quella foto non sparirà mai e quella foto è capace di raggiungere l'intera popolazione mondiale. Quindi l'impatto è enorme. Non si ha proprio la percezione di quanto si possa raggiungere il mondo. Esatto, ma e questo... si sente anche solitari, anche quando si esprime un pensiero sulla bacheca di Facebook. È come se si pensasse ad alta voce, però... Ecco, su questo secondo me potremmo riflettere un attimo in più. Cioè, cerco di spiegare. Allora, ognuno di noi è andato a scuola, no? Abbiamo fatto l'asilo, la scuola materna, poi abbiamo fatto la scuola elementare, insomma, e così via, no? Benissimo. Cioè, noi negli anni siamo stati educati a certi paradigmi, a certi modi di agire, a certi modi di apprendere, a certi modi di comunicare. Poi a un certo punto è arrivata la rete. È arrivato il web, sono arrivati gli smartphone e sono arrivati i social. Questa cosa è arrivata senza nessun processo educativo, senza nessuna, diciamo, operazione di formazione seria. La scuola si è trovata spiazzata, le università... Non erano preparati. Esatto, allora capite che è cambiato, cioè l'evoluzione dell'uomo, il digitale, l'ha, diciamo, accelerata in un tempo ridottissimo. E noi non siamo pronti, o meglio, gran parte di noi non sono pronti a gestire queste cose, i ragazzi in particolare. Quindi, di fatto, come dire, ci troviamo di fronte a un oggetto che è, da un lato, facilissimo da usare, dall'altro lato, estremamente complesso. Per cui basta un dito per dire al mondo: io sono qui, io... sono bello, io sono nudo, io sono forte, io sono intelligente. Ma dall'altra parte non abbiamo le capacità, perché non le ha costruite la scuola, non le hanno costruite, diciamo, le agenzie formative, le esperienze nostre. E i geni non sono pronti, perché l'evoluzione dell'uomo avviene nei secoli e nei millenni. Questa è una cosa che è avvenuta in 10 anni e ci troviamo impreparati. Dopodiché Umberto Eco dice: la rete amplifica gli imbecilli. È un modo semplice di spiegare la questione. Ma la questione è molto più complessa. Di fatto, quello che sta accadendo, no, è che ognuno di noi, col proprio amico, col proprio familiare, con la persona che vediamo tutti i giorni, col proprio collega, ha una, diciamo, una relazione. Con la rete, cioè con il resto del mondo, ha una relazione diversa. Per cui l'amico che ci conosce ha un'idea di noi che è basata sull'esperienza. L'amico che non ci conosce, ma che è in contatto con noi attraverso la rete, ci conosce attraverso i dati, cioè noi diventiamo i dati. Capite qual è la questione? Cioè, oggi, di fatto, in Italia ancora poco, ma in America, in Russia, in Cina, le persone, prima di assumerle, vanno a guardare il profilo Facebook, vanno a vedere su Twitter questo che cosa fa. Mi pare che ultimamente anche il candidato alla presidenza della RAI ha avuto qualche problema, diciamo, perché qualche mese fa gli sono andati a tirare fuori qualche tweet in cui forse se lo poteva evitare e si è inguaiato. Però devo dire, c'è la gente che viene assunta sulla base di quello che ha fatto su Twitter. Allora, che vuol dire quello? Vuol dire che non conta la persona, ma contano i dati che quella persona ha esposto rispetto al mondo. E non comprendere questo porterà a gravi problemi.
E la scuola oggi, l'università anche, non è pronta a formare le persone in questo senso. Dopodiché ci sarebbe anche altro da dire, perché i dati stanno di fatto cambiando anche la maniera con cui la società agisce, no? Vabbè, insomma, non lo so, adesso non vorrei essere troppo pedante. Io immagino praticamente questi dati come una sorta di petrolio, una nuova forma di petrolio, dove ci sono questi mali. Quello che dicono gli americani. Gli americani dicono esattamente. Il nuovo petrolio è l'olio del nuovo. Poi l'evoluzione sta andando molto velocemente. Ad esempio, Facebook attualmente sta lasciando il posto, sta morendo, per lasciare il posto a nuove applicazioni. Adesso, proprio ultimamente, è stata inaugurata IGTV, che praticamente si chiama Instagram TV, dove le persone... Che però è di proprietà di Facebook. Sempre proprietà di Facebook, ovviamente, certo. Cambia il prodotto, però praticamente si sta passando al video, al formato video, oppure ultimamente si tende molto alla realtà virtuale. Gli ultimi cellulari della Apple, quando sono stati presentati, si sono concentrati tantissimo su far vedere queste realtà virtuali. Quindi diciamo che il mondo sta andando verso una... sorta di ibridazione tra l'umano e... Sì, questo è un altro elemento fondamentale, cioè noi da un lato c'è, diciamo, l'uso sempre più massivo dei robot, però dall'altra parte in realtà è l'uomo che si ibridizza e in parte diventa robotico. Per carità, anche questo occhiale è un mezzo artificiale, cioè se io non avessi questo occhiale, già da 10 anni a questa parte avrei difficoltà enormi a fare quello che faccio, no? Quindi, però una cosa è questo occhiale, una cosa sono i Google Glass, no? Perché i Google Glass, diciamo, sono un esempio incredibile di quanto la tecnologia sia andata avanti. E, che ne so, i chip sotto pelle. Avrete letto, in Svezia c'è il club di quelli che mettono i chip sotto pelle, cioè è una specie di club esclusivo in cui la gente che lavora in un grande centro commerciale si è fatto mettere un chip sotto pelle, perché così apre le porte, non ha bisogno del badge per dire che è presente, accende la fotocopiatrice e così via. Dopodiché quella persona di fatto diventa bionica per certi aspetti e viene controllata 24 ore su 24 da quel chip. Il problema vero è che qua c'è un rapporto, diciamo, tra i vantaggi e tutta la questione della privacy, che non è assolutamente risolto, e non è risolto perché spesso sono le grandi aziende digitali che ci propongono questa innovazione e d'altra parte non c'è una controparte che può essere un governo, un'istituzione pubblica. L'Europa sta cercando di farlo, citavamo prima il GDPR, però c'è un'enorme difficoltà, perché le grandi compagnie propongono continuamente evoluzioni tecnologiche e i governi, le istituzioni hanno difficoltà a stare dietro a questa cosa, anche perché non sono attrezzati, cioè oggettivamente, no? Non ricordo con chi ne parlavo, se voi andate a guardare la composizione del Parlamento italiano e andate a guardare che competenze scientifiche, tecnologiche, digitali ci sono là dentro, vi mettete le mani ai capelli. Nel senso che purtroppo non ci sono le persone che hanno questa capacità poi di gestire questa cosa. Perché io non sono, come dire, molto pessimista in questo senso. Cioè io credo che a volte, se gli stati, i governi, le istituzioni, insomma la pubblica amministrazione, diciamo, assume un ruolo positivo, può gestire queste tecnologie in modo utile. Ma se invece lascia fare... Perché spesso è anche difficile gestire queste cose. Cioè, non so se avete guardato qualche volta le interviste che Zuckerberg ha fatto sia in Europa sia in America, quando parlava con i senatori. Cioè, capito? Voi prendete una persona di una certa età che ha una formazione magari sì legale o umanistica, eccetera, economica, ma che non ha la conoscenza dettagliata, perché guardate, queste tecnologie sono terribili, cioè o tu queste cose le sai perché, insomma, sei andato dentro a guardare le viti del software, come funziona, oppure hai difficoltà a parlare con una persona che te la gira la frittata come vuole.
E lì si capisce che il ruolo di Zuckerberg, o Zuckerberg e dei suoi colleghi è un ruolo politico molto importante, che mette sotto scacco chi invece dovrebbe tutelare i cittadini, no? No, io dicevo, cioè, da stare attenti, perché io sono ingegnere, faccio sempre insegnante, però spesso si affida ai tecnici. Il problema grosso è che i decisori devono essere persone che abbiano molte competenze, non basta essere esperto come... No, io lo so, dico no. Bisogna unire, diciamo, le capacità politiche o le capacità amministrative con le capacità tecniche. Purtroppo dalla tecnica ormai non si scappa più, c'è poco da fare, cioè... No, io cito l'esempio dei tristanesi, questo esempio di questi signori, non so se qualcuno di voi l'ha letto, insomma, l'esempio di questa popolazione che viveva in un'isola dell'Atlantico, isolata, ma isolata nel senso veramente a migliaia di chilometri di distanza sia dall'America del Sud sia dal Sudafrica, e a un certo punto... Che succede? Che questa è un'isola vulcanica, il vulcano comincia a eruttare, questi li devono prendere e li devono togliere da lì, sennò morivano. Però questi hanno sempre vissuto lì. Quando è successa questa cosa, loro non avevano neanche i televisori, per esempio la televisione non arrivava, avevano delle radio, la nave passava una volta ogni 15 giorni da lì, no? Li hanno portati in un altro posto, questi hanno cominciato ad avere malattie, ad avere nevrosi, non ce la facevano più. Che cosa hanno fatto? Hanno dovuto riportarli indietro, perché questi hanno detto no, assolutamente, noi vogliamo tornare lì dove eravamo, no? E li hanno riportati lì. Ora, questo è successo con questi signori, ma io prendevo questo esempio per dire, noi adesso non è che possiamo fare come quelli, torniamo sulla nostra isola, perché la nostra isola è cambiata, le tecnologie, il web, tutto questo ammasso, diciamo, di tecnologia, ha cambiato e sta cambiando la nostra vita. Allora il punto qual è? Che non possiamo richiuderci. Sì, qualcuno scappa, dice vabbè me ne vado in montagna, stacco il telefono, sì, ma può essere una soluzione di uno, ma non di una società. E allora la società si deve attrezzare, cioè deve cercare di capire che queste cose non sono solo per gli specialisti, ma sono, diciamo, di tutti e impattano sulle vite di tutti. Molto spesso però questo non ci viene raccontato, no? Ma, siccome parlavi di scuola, vabbè, no, tu cosa pensi, di quali si potrebbe... Perché la scuola non riesce o la scuola non può? Perché si sta delegando agli insegnanti tutto quello che la famiglia non riesce a solvere. Altri media le hanno presi. E non è dice no, la colpa è la scuola, l'educazione civica non c'è. Quando in pratica questo mondo così complesso nessuno ancora riesce a controllarlo. Allora, guardate che sta succedendo, no? Sta succedendo che queste tecnologie, intanto a scuola li portano i ragazzi. Perché i ragazzi arrivano col cellulare, fanno i video, fanno i post, fanno i like, fanno tutte queste cose qua. E i quali hanno una enorme manualità, però hanno una scarsa conoscenza di quelle tecnologie. La scuola non è attrezzata, diciamo, no? Sì, so che il governo ha avviato un programma di scuola digitale, ma insomma non vorrei infierire, diciamo, su questo, cioè, no? Nel senso che è veramente acqua tiepida, no? Non c'è un programma vastissimo, no? In cui veramente i ragazzi cominciano a usare questi oggetti, però con la coscienza vera. E tra l'altro c'è un problema, già la scuola si trova in difficoltà, insomma, per altre ragioni, non c'entra il digitale, ma il digitale complica ancora di più la questione, perché ci vorrebbero dei forti investimenti nel formare prima le persone che vanno lì a raccontare queste cose e poi nel trasferire questa coscienza, diciamo, possiamo chiamarla coscienza digitale. Questo problema ce l'hanno anche le università, però vi faccio un esempio molto chiaro per farvi capire come alcune università invece si stanno muovendo nella direzione giusta. Perché? Perché hanno capito che queste competenze hanno valore nella società. Allora, un'università che l'anno scorso ha deciso che bisognava inserire l'informatica in tutti i corsi, dalla giurisprudenza, lettere antiche, qualsiasi cosa, è stata la Bocconi. Ora, io non voglio parlare bene della Bocconi, anzi, cioè, è una nostra concorrente, quindi non...
Però devo dire una cosa, cioè perché la Bocconi fa un'operazione di questo genere? Perché la Bocconi, sapete, è legata all'industria, è legata, diciamo, al mondo dell'economia, e il mondo dell'economia ha espresso chiaramente un desiderio di questo tipo, cioè ha fatto capire, guardate, che chi lavora nelle nostre imprese, nelle nostre aziende, deve avere competenze di questo tipo, ma anche se si laurea in filosofia deve avere competenze, perché prima doveva saper usare questa penna, adesso deve saper usare uno strumento che si chiama computer, deve saper usare la rete, deve saper usare i social. Allora tu devi insegnare queste cose a tutti i tuoi studenti. Lo fa la Bocconi perché ha una spinta dal mondo industriale. Le università pubbliche purtroppo non lo fanno, perché evidentemente una spinta dal Ministero della Ricerca e dell'Istruzione non è arrivata in questo senso. La stessa cosa sta accadendo di più ancora negli Stati Uniti, per esempio. C'è un fortissimo investimento a portare cose di questo genere, discussioni anche che stiamo facendo noi stasera, dentro le aule universitarie, in qualsiasi, diciamo, corso di laurea. Perché, per esempio, ed è una buona notizia, si scopre che, per esempio, molte aziende digitali hanno bisogno di filosofi, perché il filosofo ha una visione delle cose che aiuta molto nel digitale. Però il filosofo deve avere anche conoscenza del digitale, perché sennò va lì, ok, Erodoto va benissimo, Aristotele va ancora meglio, però poi come lo cali in quella realtà? Allora che cosa significa questo? Significa che bisognerebbe cambiare totalmente la visione di quello che noi insegniamo, che non necessariamente significa produrre tutti ingegneri informatici, non è questo il punto. Il punto è dare delle competenze e delle coscienze del mondo digitale, in maniera tale che si capisca, no? Che è cambiato il modo con cui si lavora oggi. E, diciamo, siccome io so che ci sono diversi ingegneri qui, e non solo, mi permetto, insomma, di farvi riflettere su una questione. Allora, anche il modo di fare scienza oggi e di fare tecnologia, diciamo, soluzione tecnica, è cambiato totalmente. Perché? Perché noi siamo cresciuti nel mondo, chi ha studiato matematica, fisica, ingegneria, insomma le materie scientifiche, sa benissimo qual è stato e qual è ancora oggi, ovviamente, il ruolo delle equazioni, no? Nel risolvere il problema della costruzione di una strada, di un ponte, di un edificio, di questo microfono, eccetera, no? Giusto? Ora, le equazioni sono state una delle, diciamo, degli strumenti, e ancora oggi sono uno strumento potentissimo per trovare soluzioni a problemi specifici in qualsiasi settore, diciamo, no? Benissimo. Oggi però la scienza sta affrontando questioni che non riescono ad essere rappresentate attraverso equazioni. Ok? Cioè, se voi volete studiare il traffico di Los Angeles, voi non troverete né un'equazione né un sistema di equazioni che riesca a spiegare questo. E allora come si fa oggi? Quello che si fa è che si parte dai dati, cioè si va a guardare, si raccolgono i dati di come la gente si muove a Los Angeles, si raccoglie il comportamento di milioni di persone in una città e si chiede a degli algoritmi di cercare di estrarre i modelli di traffico. Siccome non può esserci un'equazione che spiega quel traffico così complesso, allora si usano gli algoritmi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le vecchie equazioni oggi stanno per essere, e già in parte lo sono, sostituite dagli algoritmi. Perché? Perché si vogliono affrontare problemi che è difficile modellare come si modellavano nell'Ottocento e nel Novecento. Pensate a tutto il mondo della biologia, tutto il mondo della medicina, no? Il cervello, un altro, cioè il cervello è un sistema complesso, non c'è un'equazione che spiega il comportamento del cervello, già si lavora con difficoltà anche con gli strumenti che usano oggi, ma certo non c'è un'equazione che possa spiegare questo. I sistemi, diciamo, biologici, cioè voi sapete che adesso molte cure sono cure legate alla genetica, cioè si va a guardare il DNA del paziente e sulla base di questo si adotta una cura. Questa cosa non la spiega un'equazione. La biologia
è stata sempre una scienza di serie B rispetto alla fisica, perché mentre la fisica aveva l'equazione, la biologia l'equazione non le aveva. Detta papale papale, la storia questa è. Bene, oggi come fa la biologia a fare un salto in avanti, e la medicina sta facendo un salto in avanti? Lo fa lavorando sui dati. Cioè io vado a guardare centinaia di migliaia di pazienti, centinaia di migliaia di malattie, e chiedo a un algoritmo di andare a trovare regolarità in queste malattie. Per esempio, tutta la lotta che si fa ai tumori dal punto di vista genetico oggi si fa con le banche dati sui malati. Non si fa tanto in laboratorio, ma si fa andando a guardare, sì, cosa fanno migliaia di laboratori nel mondo per estrarre modelli che poi possono essere utilizzati per le cure. Quindi capite, cioè educare i ragazzi, no, a capire per esempio che cos'è un algoritmo. Perché noi, adesso non so chi insegna matematica, ma per esempio il caro professore amico che insegna matematica, cioè noi giustamente a scuola insegniamo cosa sono le equazioni, le disequazioni, gli integrali e anche le derivate magari al liceo scientifico, no? E giustamente si fanno queste cose. Ma quante ore i ragazzi oggi a scuola passano per capire cos'è un algoritmo? Pochissimo, perché non è previsto se non in alcuni rami specialistici. Eppure gli algoritmi stanno diventando, e i ragazzi utilizzano gli algoritmi ogni volta che pigiano il dito sul touchscreen del loro smartphone. Lo fanno tutti, lo anche, tutti. Sì, lo facciamo anche tutti. Se professore, a breve introdurranno, a breve si sta studiando il computer quantico, che ha tutto un sistema differente comunque di programmazione, ma si basa sugli algoritmi, essendo più indefinito, perché l'algoritmo si basa su un e zero. Quindi, se vuole parliamo, complichiamo la serata, la complichiamo la serata, eh. Però se vuole parliamo anche di questo, cioè, non è vero che non si usano gli algoritmi, si usano algoritmi quantistici. In questo momento ci sono due linee, il discorso del computer quantistico che giustamente il nostro interlocutore introduceva è uno dei tentativi di tirare fuori un nuovo calcolatore. Sapete, la storia è interessante perché i calcolatori elettronici nascono intorno al 1940, insomma, poco prima della guerra, insomma, questo è. E la cosa interessante è che il modello del calcolatore pensato nel 1940 è lo stesso modello che utilizziamo noi. Nel senso, chiaramente le tecnologie sono cambiate totalmente, ma il modello di calcolo è lo stesso che è stato inventato da John von Neumann e Alan Turing. Va bene? È lo stesso. Ci sono stati molti tentativi per inventare nuovi modelli di calcolatore. Adesso sembra che un tentativo molto interessante è questo del computer quantistico, che se funzionerà, e già alcuni prototipi esistono, cambierà ancora di più e molto più velocemente, diciamo, il mondo digitale. Ora il problema è come si programmano questi calcolatori. Ci sono due scuole di pensiero, e anche qui ci sono investimenti enormi, nel definire algoritmi quantistici. Rimane il concetto di algoritmo, ma non si codifica più come si codifica oggi. Si codifica, per esempio, attraverso una funzione di minimizzazione dell'energia, parlo per qualcuno, che... però non voglio complicarci la serata. Allora, anche questo significa che se il computer quantistico diventerà per esempio il computer che ci portiamo la sera quando facciamo le presentazioni dei libri, la distanza tra l'utente e chi invece lo programma aumenterà ancora di più. E come qualcuno dice, c'è cioè un professore di storia israeliano, voi sapete che siamo in una piena diciamo campagna politica sull'immigrazione, sui migranti, sui gerundi, su queste cose qui, no? In realtà, diciamo, questo docente israeliano di Harari, Yuval Harari, sì, che ha scritto Homo Deus. Sì. Allora lui che cosa dice? In realtà noi ci stiamo preoccupando delle razze, cioè del bianco, del nero, dell'indiano, del pakistano, eccetera. In realtà dice, guardate che tra 50 anni questo problema non ci sarà più. Perché? Perché ci saranno due razze, la razza digitale e la razza non digitale. Perché il mondo si dividerà in chi conosce questi strumenti e li sa usare e in chi non lo saprà usare e sarà la razza perdente.
Ora, probabilmente lui sta estremizzando il concetto, però guardate che il problema esiste, cioè il problema esiste nel senso che da un lato noi ci stiamo preoccupando del colore degli occhi, della pelle, eccetera, dall'altra parte si stanno costruendo robot che sono capaci di istruirsi da soli, no? Io racconto sempre questa storia che mi ha colpito, devo dire, non le, pur essendo diciamo uno che dovrebbe saperlo un po' di cose, però questi robot, no? Queste aziende robotizzate, interamente robotizzate, in cui i robot che cosa fanno? Fanno il lavoro quotidiano e poi la notte si istruiscono uno con l'altro. Cioè i robot si scambiano informazioni durante la notte, in cui un robot racconta l'esperienza del giorno all'altro robot. Cioè gli dice: guarda, io ho montato tanti pezzi oggi, li ho montati con questa tecnica, ho avuto un problema, mi è successo... Cioè, guardate, non sto raccontando barzellette, cioè è un fatto vero. Allora capite, se noi stiamo andando in un mondo in questo, di questo genere, capisco che il problema dei barconi è un problema, ci mancherebbe altro, soprattutto è un problema le persone che muoiono purtroppo nel mare, però la realtà è che il mondo sta andando in un'altra parte e noi guardiamo nella direzione sbagliata. Perché? Perché qualcuno, diciamo, sta costruendo il mondo per noi e noi invece è meglio che non lo sappiamo. Quando ce lo diranno, a quel punto, no? Andiamo al supermercato e compreremo. Tra l'altro queste aziende stanno raggiungendo dei limiti di praticamente di, come dire, di guadagno. Tipo ieri la Apple ha raggiunto guadagni alti quanto il PIL della Spagna, quindi stanno diventando delle vere e proprie nazioni. Assolutamente, la Danimarca è stata la prima nazione che ha aperto un'ambasciata a Twitter. E quando hanno aperto questa ambasciata, qualcuno ha avuto da ridire, perché dice: ma voi siete pazzi, ma che senso ha aprire un'ambasciata nella società, presso una società privata? I danesi hanno detto: ma siete pazzi voi, perché non avete capito che Twitter per noi è uno Stato. Facebook c'ha oltre 2 miliardi di utenti, quindi è uno Stato, capite? Cioè questa è la questione. E qua si lega a una grande questione, che è la questione della democrazia, perché poi l'impatto delle tecnologie sulla democrazia, ne abbiamo parlato prima con Cambridge Analytica, ma in realtà esistono tanti altri casi che si potrebbero citare, che non sono solo legate alla democrazia, all'esercizio del potere. C'è tutta la questione della Cina, che è impressionante. In Cina, allora, se voi provate in Cina a usare Google, non lo potete usare. Se provate a usare Facebook, non lo potete usare. Se pensate di mandare messaggi WhatsApp, non li potete mandare. Twitter non funziona e così via. Va bene? Detto questo, però, che cosa fa giustamente la Cina? La Cina dice: tanto io sono una nazione fortissima, ho più di 1 miliardo di abitanti, le regole le detto io. E essendo una nazione non democratica, non ha il problema di dibattere nel Parlamento la questione dell'uso di questo, di quell'altro, delle scelte, no? E che cosa fa? Decide che, per esempio, gli utenti che in Cina, perché loro non hanno i nostri social, ma hanno i loro social, no? C'hanno per esempio un social che si chiama WeChat, è molto facile, no? E c'hanno un sistema, c'hanno un sostituto di Amazon che si chiama Alibaba. Ora Alibaba c'ha un sistema di pagamento. Se voi andate in Cina, difficilmente voi vedrete soldi di carta. Non usano più i soldi di carta loro. La Cina, che noi pensiamo magari sia arretrata. Loro usano questa applicazione che si chiama Alipay oppure WeChat, c'hanno questi due, che attraverso un codice QR code, questo nuovo codice, questo quadratino di macchiette, no? Esatto, loro pagano qualsiasi cosa. La qualcosa è comodissima perché non usano neanche carte di credito addirittura, usano solamente questa cosa, perché al cellulare è associata una carta di credito, un conto bancario, eccetera, eccetera. E fin qua va benissimo perché è comodissimo per loro. Ma il problema qual è? Il problema è che lì lo Stato dice: ok, io voglio i dati di tutti i clienti di WeChat e di Alibaba. E che come li userò questi dati? Li userò come noi usiamo TripAdvisor, no?
Noi che cosa facciamo su TripAdvisor? Andiamo in un ristorante, se non ci piace ci scriviamo una mezza stelletta, se ci piace ci mettiamo 5 stellette, giusto? Benissimo. I cinesi questo modello l'hanno adottato subito, ma per definire cosa? Per definire le stellette del cittadino, dell'abitante. Cioè in Cina c'è un sistema in cui hanno fatto un accordo il governo cinese con WeChat e Alibaba, per cui hanno detto adesso mi devi dare tutti i dati dei tuoi clienti e mi devi dare le stellette dei tuoi clienti, perché se il tuo cliente ha pagato tutto, non ha creato mai problemi negli acquisti, non ha mai cercato di imbrogliare, eccetera, allora ti metto 5 stellette. Se invece, un po' così via. Uno dice, ma a che servono queste stellette? Beh, servono, perché se tu poi adesso vai in banca a chiedere un prestito, il governo decide se la banca ti può dare il prestito o no. Se tu ti vuoi trasferire da una città all'altra, cosa che in Cina non è così facile come da noi, il governo ti dirà se ti puoi trasferire sulla base delle stellette che hai lì. E così questo genere. Cioè addirittura sono arrivato al punto di dire ti faccio prendere l'aereo se hai almeno 3 stellette, perché se no non ti faccio prendere l'aereo. Cioè non puoi comprare i biglietti per l'aereo. Allora, voi capite che questa cosa ad Orwell gli fa un baffo. Cioè, Orwell è stato preveggente, ci mancherebbe altro, ma questa cosa va 2 volte, 10 volte oltre Orwell. La Cina lo sta implementando questo sistema. È chiaro che a loro viene più facile, perché non è un sistema democratico, è un sistema, diciamo, che si regge su un... Però attenzione, non è che in America c'è... Cioè, in America è un po' diverso perché il sistema di potere è diverso, perché l'organizzazione sociale è democratica, però dal punto di vista economico, queste informazioni su come si comportano i cittadini sui social, sul web, eccetera, li usano benissimo in America e li usano per determinare addirittura se tu puoi essere un possibile diciamo reo o omicida sulla base di quello che fai sui social. Ci sono stati casi di sentenze negli Stati Uniti, cioè ci sono casi di giudici che nell'esprimere la propria sentenza vanno a guardare sui social l'imputato come si è comportato, che è una cosa terribile, perché noi siamo abituati a pensare, e anche in America è così, cioè tu devi avere le prove, se hai le prove lo condanni, se non hai le prove lascia perdere. In realtà ci sono alcuni sistemi informatici che vengono utilizzati come, si dice tecnicamente, supporto alle decisioni del giudice. Supporto alle decisioni vuol dire che il giudice tiene conto di quello che il sistema informatico suggerisce nel prendere la sua decisione. Quanto ne tiene conto? Lo decide il giudice. Dallo 0% al 100% decide lui. Ma ci sono stati dei casi in cui qualcuno è stato condannato e poi si è dimostrato essere innocente solo perché attraverso il suo smartphone lui si trovava nei pressi del luogo dove è avvenuto un omicidio e siccome lui era un pregiudicato è stato il primo ad essere sospettato. Quando fate i post sui social state attenti. Ma vuole dire una cosa, tu hai presente che le famose 7 sorelle del petrolio, visto che era un discorso che abbiamo affrontato tempo fa, che hanno determinato colpi di Stato, di tutto, sappiamo tutti, la guerra, le guerre che continuano sul petrolio ci sono, possono avere questo potere sulla vita democratica e non solo in termini economici, queste grosse società dall'Amazon all'Apple, a Facebook, rispetto alla vita della cosiddetta democrazia occidentale, perché in qualche modo quello che tu facevi l'esempio di Zuckerberg che andava da Trump, sì. Loro riescono a determinare delle decisioni. Sì, allora guardate, questo è uno dei grandi problemi che si sono verificati negli ultimi 5-7 anni, insomma. Che cosa è successo? Vi faccio 2 casi molto chiari, che voi potete verificare perché appunto siete utenti, immagino, del web e dei social. Allora, uno dei problemi che si è creato negli ultimi 6-7 anni è legato proprio alla questione dei big data. No? Perché? Perché fino a 6-7 anni fa Google, Facebook si limitavano ad offrire ai loro utenti
tra l'altro in un formato apparentemente gratuito, no? Però sapete, adesso non ricordo chi è che l'ha detta sta cosa, ma chiaramente la cosa è molto semplice. Dice, se ti viene offerto un prodotto e il prodotto ti viene offerto gratuitamente, il prodotto sei tu, perché se no non si capisce perché un'azienda privata ti regala qualcosa. Comunque, noi sappiamo, perché effettivamente poi non bisogna neanche essere molto pessimisti su questo, no? Cioè l'informatica ci ha cambiato le vite anche in meglio, no? Quante volte noi utilizziamo Google per risolvere un problema, per raccogliere un'informazione? È eccezionale da questo punto di vista. Però fino a 5, 6, 7 anni fa cosa faceva Google? Raccoglieva le informazioni del web, quelle che riusciva a raccogliere, non tutte, e ce le forniva. Cioè io vado lì, che ne so, voglio sapere un bar a Siderno e lui me lo dice, voglio sapere un dottore che mi deve curare una cosa, mi suggerisce, cioè mi dà un sacco di informazioni. Negli ultimi 6-7 anni l'algoritmo di Google è cambiato. Perché? Perché con l'avvento dei big data, che cosa fa Google? Google intanto sa tutte le parole che noi abbiamo cercato, cioè se voi volete sapere negli ultimi 10 anni quali ricerche avete fatto su Google, se voi lo chiedete a Google, Google ve lo dice, voi non ve lo ricordate più. Tra l'altro adesso col GDPR avremmo il diritto di saperlo, cioè se lo chiediamo ce lo devono dire. Però qual è il problema? È che chiaramente se voi per 10 anni cercate cose su Google, è successo a tutti, Google a quel punto sa di voi e di me e di tutti molte più cose di quanto a volte noi stessi sappiamo. Cioè ci profila, si usa questa parola, costruisce un profilo dell'utente, del cliente. E però quel profilo Google mica se lo tiene per lui. No, per esempio una cosa che fa è che sulla base del profilo che ha costruito di noi, ci dà le risposte. Cioè, se io e lei cerchiamo la stessa parola su Google, non abbiamo le stesse risposte. Fino a 5, 6, 7 anni fa era così. Voi cercavate Siderno e le pagine che venivano mostrate a tutti i cittadini del mondo erano le stesse. Adesso non è più così. E non è più così perché Google ci profila e ci dà le risposte secondo il profilo che lui si è costruito di noi. Dopodiché uno dice, caspita, però questa è una cosa bella, perché in effetti Google, sapendo cosa ci serve, magari ci dà una risposta anche più intelligente. Però vi cito un caso che smentisce questa situazione. In America è successo qualche anno fa che un ragazzo ha fatto una strage di neri, ha ammazzato 5, 6, 7 neri, no? Dopodiché l'hanno arrestato, questo è un caso di scuola, l'hanno arrestato e chiaramente il giudice l'ha interrogato per capire le motivazioni che l'hanno spinto a questo gesto insano. E lui ha detto, molto tranquillamente, dice, guardate, io ho paura dei neri. Sono andato su Google e ho chiesto di dirmi tutte le volte che un bianco ha ammazzato un nero. Che un nero ha ammazzato un bianco. E Google l'ha portato su 2 o 3 siti di questi suprematisti bianchi in cui c'era un elenco di attentati in cui i neri avevano ucciso dei bianchi. Io, ha detto lui, ha confessato, ha detto, mi sono convinto che i neri ammazzano i bianchi perché Google me l'ha detto. Il problema qual era? Che Google gli ha dato solo quei siti e non gli ha dato tutti gli altri siti in cui erano i bianchi ad aver ucciso i neri. Che sembra un'informazione banale, ma è fondamentale, perché se tu ti prendi un libro e questo libro è fatto bene, oggettivamente, senza fake news, magari ti racconta una storia completa, cioè cosa hanno fatto i bianchi e i neri e cosa hanno fatto i neri e i bianchi. Se tu invece Google ti porta lì e ti dà un'informazione e tu sei un poco labile, magari quel ragazzo aveva qualche problema, tu combini un sacco di guai. Finisco con la questione di Facebook. Facebook, fino ad alcuni pochi anni fa, se voi siete utenti, Facebook vi mostrava tutti i post dei vostri amici. Adesso non lo fa più. Sono 5-6 anni che Facebook ha cambiato totalmente politica. Lo può fare perché intanto è gratuito, cioè noi non lo paghiamo, quindi si è arrogato il diritto di fare che cosa? Di decidere quali post mostrarci dei nostri contatti. E sulla base di che cosa lo fa? Sulla base di un algoritmo che ci ha profilato. E ha deciso che, per esempio, noi dobbiamo vedere certe notizie e non dobbiamo vedere altre. Il problema qual è? Che però Facebook non ha informato i suoi utenti di questo cambio.
Cioè gli utenti Facebook adesso ultimamente se ne sono resi conto, ma in realtà da alcuni anni Facebook ha classificato tutti noi, ha costruito un cosiddetto albero di decisione che contiene il nostro profilo e ci mostra le notizie che vuole, dopodiché ci sono dei post di nostri amici che noi non vedremo mai e ci sono altri post che vedremo sempre. Ma chi è che lo decide questo? Facebook. Questo ha un impatto notevole sulla vita delle persone, perché chiaramente conoscere certe notizie o non conoscere altre notizie ci cambia la vita quotidiana, tutti i giorni, c'è poco da fare. Ma, Google è da tempo che in pratica mette le prime notizie, quelle che molto spesso sono sponsorizzate, quindi in pratica chi vuole un'azienda... Ma quella è un'altra questione. Però era già da prima che le notizie che si trovano o le informazioni, parliamo di le informazioni, sono quelle che decidono che sono più importanti. Nel senso che io per anni ho spiegato agli studenti, non mi copiate, facevo un insegnante, le prime cose che vedete che sono limitate andate sotto. Però giustamente le persone va a prendersi la prima notizia, anche questione di incapacità della gente di andare a cercare le informazioni, che è un problema che si ha alla scuola. Il problema è proprio questo, cioè il problema è che si è sempre detto che l'informazione è potere, si è sempre detto che l'informazione influenza la vita delle persone, ma le forme con cui oggi lo fa la rete sono terribilmente più vaste, più ampie di come succedeva prima. E il problema è che il cittadino, l'utente, è solo di fronte a questi grandi colossi. Loro ci profilano, ci studiano, non ce lo dicono neanche, usano le nostre informazioni. E a noi la scuola, per esempio, non ci informa. Per esempio, io faccio sempre questa battuta molto semplice, che è questa. Ma perché io, quando avevo 18 anni, per guidare la macchina, ho dovuto fare la scuola guida, chiedo scusa, e prendere la patente? Perché chiaramente si è assunto che c'era necessità per me e per chi incontravo per strada, perché potevo essere pericoloso per me. Ora, grazie. Questo può accadere su Facebook tutti i giorni, ma noi non dobbiamo prendere la patente per usare Facebook, anzi, è la cosa più semplice di questo mondo. Perché? Perché rimane quest'idea, da un lato c'è un interesse economico molto forte, ma rimane quest'idea che l'utilizzo di questi strumenti è semplicissimo, perché basta un dito, un solo dito. In realtà non è così. Questo è, se volete, una forza dell'informatica, perché si è spostata verso l'utente in una maniera drammatica, cioè ha semplificato l'uso di tutti questi strumenti. Ma dietro questo c'è una forma, tra virgolette, di mistificazione, perché in realtà lo strumento è complessissimo, però si presenta molto semplice. Tutti lo possono usare, ma l'uso che ne fanno spesso non è consapevole. E questo, quando, come dire, accade a miliardi di persone, perché Facebook ha oltre di 2 miliardi di utenti, non è un fatto solo del singolo, ma è un fatto di un'intera società che dovrebbe, come dire, stare al passo con i tempi, possiamo dire in maniera molto semplice, cioè evolversi altrettanto velocemente, no? Per usare in maniera consapevole questi strumenti. Purtroppo non è così. Oggi non è così, lo è solo in parte. Proviamo a parlare pubblico, se vuoi. Sì, sì, sarebbe... La seconda parte del libro. La seconda parte del titolo del libro. Sì. La società programmabile. Calcolabile. Calcolabile. Ecco, è utile, secondo me, spendere qualche parola su questo. Sì, sì, se ci sono domande magari... No, in realtà, diciamo, è legato un po' a quello che stavamo dicendo, no? Cioè, dicevo io, parlavamo prima dell'equazione e degli algoritmi, no? Non c'è un'equazione che descriva, che possa descrivere una società di 1 milione o 1 miliardo di persone, giusto? Non c'è, non esiste. Allora, perché la società diventa calcolabile? Diventa calcolabile perché ogni gesto che ognuno di noi compie con questi strumenti digitali viene memorizzato e viene calcolato, cioè c'è un algoritmo dietro che raccoglie quell'informazione
e deduce delle conclusioni, delle azioni. Quindi il punto qual è? Che ogni gesto che noi facciamo in rete, ogni gesto che facciamo sullo smartphone, ogni gesto che facciamo sui social, non rimane lì. Noi lo scordiamo, magari il giorno dopo non ci ricordiamo più. Ma tutti questi strumenti catturano tutto quello che facciamo. Ma lo catturano non tanto perché lo vogliono memorizzare e basta, lo catturano perché è preziosa informazione per calcolare il singolo e la collettività. Perché se io Facebook, io Twitter, io Instagram voglio sapere i cittadini, i miei utenti di Siderno come si comportano, io lo posso sapere sulla base del fatto che migliaia di persone, magari a Siderno, utilizzano il mio strumento. E migliaia di persone al giorno cosa fanno? Fanno dei post, mettono dei like, cercano qualcosa su Google, cercano ristoranti, cercano, non lo so. Chiaro, i big data legati agli algoritmi diventano la società calcolabile, questo è il punto. Cioè, ormai gli algoritmi sono capaci di estrarre informazione dai dati che noi forniamo, e di costruire modelli dei nostri comportamenti. Dicevamo prima della ragazza che era in attesa e non l'aveva detto ai genitori, no? Il supermercato già lo sapeva, e lo sapeva sulla base di 3 acquisti. Pensate voi se loro sanno tutto quello che facciamo in un anno, cosa sanno di noi? E diventa calcolabile, cioè diventa un modello di una società. Cioè io riesco a capire quello che fa sia il singolo e sia l'intera società, cioè calcolo a quel punto i comportamenti. Ma se calcolo i comportamenti, li posso anche indirizzare i comportamenti. Perché? Perché, guardate, questo lo fa Facebook, Facebook l'ha dichiarato, l'ha fatto di recente, negli anni scorsi, cioè ha fatto degli esperimenti con noi, chiaramente noi non ce ne siamo accorti, cioè ha costruito il nostro profilo sulla base dei nostri comportamenti usuali sul social, poi ha cominciato a mandarci dei post anomali rispetto a quelli che ricevevamo di solito, anche le pubblicità, eccetera. Ed è andata a vedere come noi abbiamo, abbiamo reagito, cioè, qual è stata la nostra reazione rispetto a queste anomalie. Questo ha permesso loro di studiare qualsiasi perturbazione che effetto ha sui loro utenti. Quindi siamo diventati delle cavie senza saperlo. E per questo, diciamo, devo dire, in America si sono arrabbiati tantissimo, perché hanno detto: tu stai facendo un esperimento, come dire, di manipolazione sociale senza informare i cittadini. Questo, io non sono uno psicologo, non ho idea, diciamo, però penso che se ci fosse qui uno psicologo ci potrebbe spiegare quali sono gli effetti, diciamo, no? di indurci ad alcune reazioni, cioè di darci, come dire, o lo zuccherino oppure di picchiarci sulle dita e vedere come reagiamo. Beh, Facebook l'ha fatto di recente e lo può fare tutti i giorni. Raccontavo una cosa che non so quanti di voi, qualcuno magari l'ha sperimentata, no? I prezzi degli oggetti che acquistiamo sulla rete dipendono dal nostro comportamento, addirittura dipendono dal computer che usiamo. Quando voi andate ad acquistare un biglietto aereo, il prezzo del biglietto aereo è costruito sulla base del modello del computer che voi usate. Se voi usate un computer moderno, costoso, il prezzo sale. Se usate un computer vecchio, il prezzo scende. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che loro chiaramente vi profilano e dicono: se questo c'ha un computer da 2000 euro, 50 euro in più sul volo, 100 euro in più, li spenderà, glieli posso chiedere, e lui lo compra il volo. E dopo che l'hai comprato, l'algoritmo si ricorda che l'hai comprato. Se non l'hai comprato, si ricorda anche che non l'hai comprato. Non so, ci saranno tra di voi utenti di Amazon, comprate su Amazon. Ok? Amazon non solo ci vende delle cose, ci vende tutto, ormai vende anche le automobili, cioè, ma ogni volta che noi clicchiamo qualcosa su Amazon, se acquistiamo o se non acquistiamo, stiamo cedendo la nostra informazione ad Amazon. Cioè Amazon costruisce il nostro profilo e
ci manda le mail in cui dice se hai comprato quel libro o hai comprato... Io per esempio ho comprato un aggeggio elettronico per mio figlio e lui continua a propormi, no, pubblicità di altri aggeggi elettronici simili a quelli. È inutile che io gli dica che l'ho comprato per mio figlio, io non comprerò mai quella cosa lì. Però l'algoritmo in questo caso sbaglia, ma in molti casi indovina. Perché? Perché se noi abbiamo acquistato un certo libro su un certo argomento, oppure un pezzetto di una macchina fotografica, ha capito che noi vogliamo quei prodotti lì e il giorno dopo ce li propone. Amazon, per esempio, si è inventata una cosa, un po' sul libro raccontato. Notate che c'è il cosiddetto acquisto one click. L'acquisto one click di Amazon, sapete a cosa serve? Serve a non perdere il cliente, no? Che si mette a girare su Amazon e si dimentica di quello che stava acquistando. Cioè, questo l'hanno studiato loro, hanno visto come ogni click che noi facciamo, loro l'hanno memorizzato e hanno costruito i percorsi che noi facciamo sul sito, no? Si sono accorti che una certa percentuale di utenti che volevano comprare un libro, magari guardavano il libro, poi però cercavano un'altra cosa, si distraevano e quel libro non lo compravano più o lo compravano due giorni dopo, no? Allora che cosa hanno detto? Qua il problema è che non dobbiamo far perdere il cliente quando gira sul sito, gli dobbiamo dire tu puoi acquistare con un solo click, e si sono inventati questo bottone. Voi cliccate lì, se ci avete messo una carta di credito è meglio, l'indirizzo è già pronto, con un click vi arriva il giorno dopo, se avete Amazon Prime a casa vi arriva l'oggetto. Cioè, perché l'hanno fatto? Perché hanno capito che la gente si perdeva nel sito e loro perdevano clienti, perdevano vendite. Non so se è chiaro il concetto. Erano occupato anche il server di più, hanno anche il server occupato di più. Non lo fanno anche nei magazzini, quando si trovano due prodotti simili vicini che li puoi copiare. Non è che... Certamente, ci mancherebbe altro. Però loro questo modello l'hanno portato dentro la rete, l'hanno portato... E questo gli produce una quantità di vendite elevatissima. Amazon, tra l'altro, proviamo a passare la parola al pubblico, vediamo se ci sono interventi, delle domande. Subito, vieni. Allora, io è la terza volta che seguo la presentazione dello stesso libro. Non tanto per il libro che ho già letto, però... Mi affascina sempre sentire Mimmo raccontare ogni volta arricchisco ancora di più la mia conoscenza, la mia curiosità, che dovrebbe essere un po' la curiosità di tutti su un tema così importante, così fondamentale per la nostra libertà, per la libertà dell'essere umano in generale, perché io in tutto questo vedo veramente un grande rischio, una trasformazione forse della democrazia come l'abbiamo conosciuta fino a qualche anno fa. Cioè, noi siamo... In questi giorni, scusami ma ti interrompo, c'è stato qualcuno che ha detto guardate che il Parlamento non serve più perché c'è la rete, più al Parlamento. Grazie per avermi ricordato questa cosa. È proprio legata a questa cosa. Quindi ci stiamo veramente avventurando su un terreno per noi inesplorato, per altri... Già sanno già bene forse dove andremo a finire. Il punto che io ho nella elencazione che faceva Mimmo mi pare di capire che sia proprio la consapevolezza che ognuno di noi, che i cittadini dovrebbero avere nell'uso di questo strumento dell'informatica, della rete, quindi la consapevolezza veramente profonda di quello che si va a fare. Il famoso dito, che sembra niente, può determinare cambiamenti radicali. La domanda ancora che più mi preoccupa è, ma il genere umano, ecco, volendo andare a parlare forse di fantascienza, che poi non è più forse... e solo diventa scienza, la domanda è questa, ma l'essere umano in tutto questo racconto, in tutto questo gioco, è un qualcosa che andrà a scomparire, verrà soppiantato da quell'essere ibrido di cui parlavi tu? Cioè dire, come possiamo difenderci da questo?
nello stesso modo dico, e quanto è realistico un patto del genere? Allora, io diciamo non ho grandi certezze su questa cosa, però alcuni elementi diciamo io li potrei elencare, no? Io citavo questo esempio, cioè dicevo in effetti gli occhiali, che sono una cosa per noi scontata, siamo cresciuti, ma gli occhiali hanno una storia lunghissima di secoli, no? Però c'è stato un periodo in cui gli occhiali non c'erano. E chi non aveva, quando non c'erano gli occhiali, quando perdevi la vista o il cristallino già si induriva, avevi un sacco di difficoltà, giusto? Allora, gli occhiali sono un esempio di come la tecnica, perché questa è una soluzione tecnica, ci semplifica la vita. La tecnica, se volete, guardate, pensiamo, io la penso così, la scienza, la tecnica, in realtà ha un ruolo molto più importante della politica, perché la vita degli uomini, no, è migliorata grazie alla scienza e alla tecnica, non tanto alla politica, mi dispiace dirlo, nel senso che abbiamo una vita più lunga, abbiamo una vita più agiata, abbiamo delle cure enormi. Perché? Perché la scienza e la tecnica, diciamo, in effetti cosa sono state queste cose e cosa saranno? Sono gli strumenti che ci rendono la vita migliore. Bene. Ora però che cosa è successo? È successo che se voi pensate alle diverse rivoluzioni, no? Quella dell'agricoltura, poi la rivoluzione industriale, eccetera, sono state rivoluzioni che ci hanno cambiato la vita perché hanno affidato, diciamo, alla meccanizzazione, eccetera, no? Funzioni che prima erano degli uomini. Pensate alla fatica che si faceva prima di avere le macchine in agricoltura, in industria, no? Ecco, quel tipo di soluzioni ci affrancavano da limiti che avevamo noi e da problemi che avevamo. La rivoluzione industriale, nell'introduzione delle macchine, le macchine a vapore, diciamo, hanno cambiato la vita degli uomini, in effetti, no? Ed è stata la rivoluzione della fatica, se vogliamo. Cosa sono oggi le macchine di cui stiamo parlando, cioè i calcolatori elettronici? Sono le nuove macchine che ci affrancano da uno sforzo di intelligenza. Cioè, in effetti, il computer nasce per che cosa? Per calcolare risultati molto più velocemente di quanto noi lo sapessimo fare. Di fatto, oggi, nel fare i calcoli, no, ci permettono di fare un acquisto, di versare in banca, ci semplificano la vita in tante cose. E una volta, per fare una cosa che io oggi faccio su Google oppure che faccio con l'Agenzia delle Entrate, ci mettevo settimane magari, no? Ora, per tornare al discorso tuo, cioè il punto qual è? Che il computer sta diventando una protesi intelligente che è accanto a noi, o dentro di noi addirittura in certi casi. Chiaro? Allora, il punto è che questa rivoluzione è la rivoluzione dell'intelligenza automatica. E allora, di questo passo, ci sono quelli che parlano della cosiddetta singolarità, dicono che tra qualche decennio l'intelligenza dei calcolatori supererà l'intelligenza umana. Ora, uno può dire fantascienza, io credo che ci siano degli elementi per dire che prima o poi questo accadrà. Ci sono, diciamo, dei risultati scientifici che lo dimostrano, ci sono calcolatori super intelligenti che battono gli umani in tante cose. E allora, che cosa succede? Succede che bisogna capire se quando avverrà questo, e prima o poi avverrà, magari noi non ci saremo più e avremo risolto il problema per noi, ma i nostri figli se lo troveranno il problema. Io dico, bisogna capire se in quel momento quella macchina più intelligente di noi, o comunque capace, ma d'altronde capite, cioè oggi i computer fanno delle cose molto più velocemente di quanto le facciamo noi, e perché in futuro non saranno capaci di parlare come Cortana e anche meglio e di risolverci i problemi? Lo faranno, guardate, accadrà. Si tratta di capire esattamente quando avverrà. Però il punto qual è? Che quando avverrà, tra 10, 20, 30, 50 anni, ma avverrà, chi è che governerà quelle macchine? Cioè, o le macchine veramente a un certo punto non avranno problemi e si governeranno da soli, oppure ci sarà una classe di persone molto ristretta nel mondo che possiederà quelle macchine e tutti gli altri che non li possiederanno.
Allora rimane sempre il problema del fatto che i benefici dell'innovazione dovrebbero essere sociali. Oggi queste tecnologie purtroppo sono in mano a pochi grandi compagnie. Se i governi non cambieranno strategie, questo accentramento porterà a una divisione sociale enorme, cioè quelli che avranno in mano le tecnologie e quelli che invece saranno oggetti delle tecnologie. Ora, io non so come andrà a finire, non ho idea, non ho la minima idea e non mi voglio avventurare in questo campo. Rimane il fatto però che queste macchine tutti i giorni diventano più intelligenti. Lui parlava del computer quantistico. Il computer quantistico, se viene fuori, sarà milioni di volte più veloce di questo qua, che è già velocissimo rispetto a me. Non so se è chiaro. E chi avrà in mano quella tecnologia la userà per i suoi interessi, oppure la metterà a disposizione delle collettività. E questo è un punto chiaro. Ed è questo il momento in cui un aspetto scientifico e tecnologico diventa un aspetto politico. Ma politico non nel senso della politica di cui stiamo tutti i giorni leggiamo sui giornali, no, della politica che è il destino degli umani, cioè del potere, di chi poi governerà le società. E questo è un punto fondamentale, no? Prima o poi avverrà, perché queste macchine sono super intelligenti, non solo, ma stanno andando molto più velocemente di quanto noi ci evolviamo. E quindi è chiaro che prima o poi, c'è una curva, diciamo, c'è uno studio che dice che c'è una curva in cui a un certo punto l'intelligenza umana, diciamo, che cresce indubbiamente, perché l'evoluzione ci porta a essere più intelligenti, ma crescerà meno di quella diciamo, si supererà del computer. A un certo punto c'è un incrocio e quello ti supera. Quando ti ha superato, a questo punto Cortana non parlerà neanche più con me, parlerà con un altro Cortana, mi ignorerà. Odissea 2000. Ma ci sono degli esempi, voglio dire, potremmo fare gli esempi parlando proprio di sistemi dell'IBM, di sistemi di Microsoft, di sistemi di Google, cioè loro stanno lavorando fortemente in questa direzione, è chiaro? E cioè, è chiaro che loro, l'idea loro è di avere un vantaggio economico su questo, però l'impatto economico poi diventerà un impatto politico, perché capisci che se tu riesci a risolvere problemi, no? Tu pensi solamente alla cura di grandi malattie. Chi riuscirà a risolvere questi grandi problemi avrà una capacità enorme sul resto del mondo. Allora il problema è che purtroppo tu pensa al continente africano, che è fuori da tutto questo processo, perché l'innovazione è soprattutto in America, in Europa ed in Asia in questo momento. Il continente africano è fuori da questo processo. Poverini, quelli si stanno ponendo il problema di mangiare domani, quando gli americani e i cinesi si stanno ponendo il problema di cosa faranno tra 50 anni, delle innovazioni che introdurranno tra 50 anni. E allora capisci che lo squilibrio aumenterà in maniera terribile e le tecnologie, chi le possiederà, gli porterà loro un enorme vantaggio. Allora, continuiamo. Chi ha delle domande? Nessuno ha delle domande, tutto chiaro. Avete studiato tutti. No, ma, come diceva lui, è la seconda volta che ascolto con te e si imparano anche tante altre cose, quindi no? Bisogna vedere per qualche anno se il professor Domenico Talia si mette qualcos'altro, così possiamo ridiscutere come è avanzata in questi anni, come è cambiata la realtà, no, anche come scoperta. Ma non l'invento io. No, nel senso che tu studi e riusciamo a discutere tranquillamente e a ragionarci, dico qui, dai degli strumenti per ragionare sul futuro. Sì, perché... Allora... In realtà, diciamo, la ricerca in questo settore sta andando con una velocità enorme e... Non so se voi sapete, ma per esempio nella Silicon Valley, no? Dove si fanno molte di queste cose, c'è una richiesta di personale specializzato altissima e ci sono degli stipendi enormi. Cioè, là si sta generando addirittura, e ci sono state delle proteste sociali,
degli abitanti di quell'area, che chiaramente si sono visti le case, i prezzi delle case crescere in maniera spropositata, i prezzi dei servizi, dei ristoranti. Cioè, perché questo? Perché Facebook, perché Google, perché Apple, perché Microsoft paga i suoi dipendenti 7, 8 volte, 10 volte in più dei dipendenti delle altre aziende. E perché lo fa? Perché chiaramente ha una quantità di denaro da buttare in queste cose che gli porta guadagni indietro enorme. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è uno sviluppo velocissimo di queste tecnologie, di cui noi oggi stiamo discutendo di alcuni aspetti molto avanzati, ma non è tutto. Cioè, voglio dire, siamo in una situazione in cui gli algoritmi, pensate, siamo in una situazione in cui gli algoritmi si cominciano a studiare, a realizzare algoritmi che imparano da se stessi, che è un processo che è tipico dell'essere umano. Cioè, noi che cosa facciamo? Dico sempre, no, io faccio, scendo quel gradino, inciampo e cado, no? La prossima volta che passo da lì sto attento a quel gradino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io imparo delle esperienze. Questo avviene anche in un bambino di 2 anni. Impariamo così, diciamo, noi come esseri umani ci formiamo con l'esperienza e con quello che ci viene trasferito. Bene, oggi ci sono algoritmi che fanno questa cosa qui. Cioè, non sono più codificati per sempre, ma sono codificati per imparare da quello che accade. Questo tipo di algoritmi sono quelli che si usano per i robot. Allora, il robot, chiaramente, che cosa fa? Non è più il robot di 10 anni fa, che era già intelligente, ma è il robot che, quando si accorge che incontra un ostacolo, impara da quell'ostacolo e la prossima volta lo salta l'ostacolo. Perché? Perché l'algoritmo è capace di reagire a quello che vede. Questa è una strategia che una volta non si adottava. Il fallimento passato dell'intelligenza artificiale, questo è un altro termine che si usa molto, no? L'intelligenza artificiale, era dovuto al fatto che gli algoritmi erano codificati sempre alla stessa maniera, cioè c'era una serie di regole e quelle regole erano fisse. C'è stato un momento, fino a 10-15 anni fa, che l'intelligenza artificiale si pensava fosse un enorme fallimento, non lavorava più nessuno in questo settore. Perché era fallita, diciamo, dopo grossi investimenti degli anni 80, 90, eccetera, era chiusa. Se tu andavi a dire che ti occupavi di intelligenza artificiale, ti prendevano in giro, dicevo, stai perdendo tempo. Poi è venuto fuori qualcuno e ha cominciato a dire, invece di scrivere le regole negli algoritmi fissate, scriviamo degli algoritmi che imparano da quello che vedono, da quello che accade. E le regole si adattano. Questa cosa è la maniera con cui noi apprendiamo, noi umani apprendiamo. Il computer che fa oggi IBM, di intelligenza artificiale, che è diventato, ha battuto il campione di scacchi, poi è andato in televisione, è diventato campione di un programma televisivo in America, il computer, ha battuto tutti, tutte le domande, rischia tutto. È fatto così, cioè è un computer che non ha più le regole fissate, ha un insieme di regole che si adattano all'ambiente. Questo modo di fare porterà ad avere, per esempio, robot che arrivano qui, guardano, sentono gli argomenti e cominciano a capire di che cosa stiamo parlando, perché si adattano all'ambiente. È un modello che fino a 10 anni fa non si adottava. Questo sta portando stipendi altissimi nella Silicon Valley e risultati enormi dal punto di vista delle tecnologie digitali. Che soprattutto in campo militare, tipo Bill Gates si è opposto, si era opposto pure, mi sfugge il nome adesso, Hawkins mi sembra, sì, Stephen Hawking. Sì. Insomma, Elon ci sono Elon Musk, sì, tutti grandi. L'unico che sta continuando a sviluppare l'intelligenza artificiale sembra che sia Zuckerberg con la sua società di Facebook. Allora, quello a cui lui faceva riferimento è un grande problema
che è il cosiddetto problema dei soldati robot. Perché noi adesso stiamo parlando di usi civili dell'informatica. In realtà ci sono degli stati che stanno pensando a usi militari, ma da tempo. Allora ci sono alcuni stati che stanno costruendo eserciti di robot, di soldati robot. C'è una polemica nel mondo, chiaramente ci sono raccolte firme per bloccare la ricerca nel settore dei soldati robot. Perché? Perché chiaramente questa cosa, l'America sta lavorando su questo, la Cina, la Russia, eccetera, tra la Corea del Sud e la Corea del Nord ci sono dei soldati robot. Già, che funzionano, sono lì che li tengono per controllare chi passa tra i due. Allora, qual è il problema? Il problema è che l'intelligenza artificiale la si sta usando per istruire questi robot che andranno in battaglia. Allora uno può pensare, benissimo, ma se i robot si ammazzano tra di loro, meglio, perché, per carità, si fanno la guerra loro, poi chi vince vincerà, ma intanto gli umani si salvano. Il problema qual è? Il problema è che alcuni eserciti saranno di robot, altri eserciti saranno di umani, perché se noi non abbiamo la capacità di costruire un esercito di robot e questi ci attaccano, dobbiamo difenderci in qualche maniera. E quindi non è da escludere che in futuro avremo delle battaglie nel mondo in cui ci sarà un esercito di robot e un esercito di umani. Non so se avendo l'idea. Perfettamente, perfettamente. Allora, io chiedo a questo punto di fare un applauso a Mimmo, no, che è stato eccezionale, no? E cogliamo l'occasione già per invitarlo per la prossima volta, 72x77. Chiaramente non, c'era qualcuno che voleva dire qualcosa, mi stavo indicando col dito, no? Allora, argomenti. L'argomento non l'abbiamo esaurito, e questo è sicuro, però una cosa l'abbiamo fatta, abbiamo aperto una finestra sul mondo che verrà e siamo avvisati che non è cosa da poco.